Genesi capitolo 2, versetti 8 e 9 e poi il 16-17. Genesi 2, 8 e 9, 16 e 17. Dio, il Signore, piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi pose l'uomo che aveva formato. Dio, il Signore, fece spuntare dal suolo ogni sorta d'alberi piacevoli a vedersi e buoni per nutrirsi, tra i quali l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Dio, il Signore, ordinò all'uomo: mangia pure ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangiare, perché nel giorno che tu mangerai, certamente morirai. Che la parola del Signore sia benedetta. Buon sabato a tutti, anche da parte mia. È sempre un privilegio per me condividere la parola del Signore insieme a voi, che siete la mia chiesa, i miei fratelli e le mie sorelle, ma in modo particolare anche condividerla quest'oggi con i tanti ospiti che sono in mezzo a noi e che mi auguro possano continuare a trascorrere un momento di comunione con la parola, ma anche con il Signore stesso, che è lo Spirito. Vorrei dare il benvenuto a tutti, anche a coloro che ci seguono attraverso internet, attraverso lo streaming. Questo sermone è un sermone particolare che mi offre un po' di, come dire, di tensione, un po' di gioia per poterlo condividere con voi, ma anche di ansia. Voi sapete che ho sempre cercato di trasmettervi in tutti questi anni ciò che ho scoperto e apprezzato nella parola del Signore, proprio perché attraverso di essa noi possiamo conoscere meglio il nostro Dio. E da questo sermone, per questo sermone, ho preso spunto dalla scuola del sabato di questo trimestre e da vari commenti più o meno che fanno sorridere, che fanno pensare, che sono avvenuti in questo periodo. Il testo che Gianni ci ha letto di Genesi 2 ci porta indietro di migliaia di anni, in un tempo lontano, in un tempo ricco di mistero e di fascino e non sempre ben definibile. Malgrado ciò che l'evoluzione afferma, noi oggi siamo qui ancora una volta per testimoniare che Dio esiste e che Dio è il nostro creatore. Noi crediamo in Dio non solo con la nostra intelligenza, ma anche col nostro cuore, perché attraverso il nostro cuore noi abbiamo compreso personalmente che Dio è amore. Abbiamo scoperto il suo progetto per noi e lo abbiamo accettato. All'inizio, dopo la separazione della terra dalle acque, della luce dalle tenebre, il Dio ha cominciato a dare la vita a questo nostro piccolo pianeta. Direi con molta fantasia, con molta abilità.
se guardiamo le piante, i fiori, se guardiamo gli animali e soprattutto se guardiamo l'uomo che è stato il completamento della sua creazione, possiamo capire come il nostro Dio sia stato grandioso. E poi alla fine di tutta questa creazione, cosa ha fatto? Ci ha fatto un altro dono, che è quello del sabato. Lo Shabbat, il settimo giorno a pieno titolo, parte della sua creazione. E anche il sabato, malgrado negli anni si sia pensato diversamente, anche il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, lo ha detto anche Gesù. L'uomo che era e che è il centro del progetto creativo di Dio. Ebbene, per Adamo ed Eva, il Dio creò poi questa oasi, no? Particolarmente accogliente, che fu chiamata Giardino dell'Eden. Ecco, su questo termine vorrei fare una prima precisazione. Quando pensiamo al Giardino dell'Eden non dobbiamo pensare ai nostri giardini, ai nostri giardini che sono recintati, che hanno un cancello, proprio per preservarli dal degrado, soprattutto notturno, e per impedire che si verifichino situazioni pericolose. I nostri progenitori erano esseri liberi e oltre ad esserlo mentalmente e moralmente, lo erano anche fisicamente. Non erano in una gabbia dorata, in uno zoo dorato. Come prime creature umane, Adamo ed Eva erano soli. E fuori da questa oasi, chiamata Giardino dell'Eden, non vi era nessun essere umano. Perché pensare allora a volte che Dio abbia recintato questa oasi e gli abbia messo un cancello? In realtà non c'era né un fuori e né un dentro, perché il giardino era il tutto e il tutto era a loro disposizione. Però un pericolo c'era, ed era ovunque, soprattutto in questa oasi bellissima. Perché? Perché in questa oasi viveva l'uomo, con la sua capacità di scegliere, e non perché vi era uno strano albero i cui frutti non si potevano toccare né mangiare. L'uomo era una creatura perfetta, così come tutta la creazione era perfetta, ma era necessariamente un uomo libero, totalmente libero, come gli angeli, come Satana, che potevano muoversi liberamente ovunque. Se l'eventuale recinzione avesse potuto tenere fuori dall'oasi Satana, oppure se quell'albero fosse stato messo dal Signore al di fuori dell'oasi, la recinzione avrebbe avuto una sua logica. Per questi motivi, quindi, possiamo ritenere inesistente
perché inutile una recinzione e un cancello. Quindi quando pensiamo al giardino dell'Eden dobbiamo pensare a un qualcosa di diverso dai nostri giardini. Ebbene, in questa realtà vi erano infinite piante da frutto destinate all'alimentazione dei nostri progenitori, e fra queste Mosè scrive che il Dio aveva posto due piante dalle strane caratteristiche. Una pianta era l'albero della vita e l'altra l'albero della conoscenza del bene e del male. Prima di avvicinarci a questi due alberi per conoscerli meglio, vorrei fare una piccola premessa importante che ritengo sia necessaria. Sono convinto che la parola di Dio è per tutte le epoche. Ha valore oggi come lo aveva allora. Perché? Perché se così non fosse, non sarebbe parola di Dio. Mosè, come dicevamo alla scuola del sabato, era un uomo molto preparato, colto, ispirato dal Signore, che scrive quindi anche per le generazioni a venire, ma innanzitutto scrive per la sua generazione, scrive per il suo popolo, per il suo tempo. Un popolo che doveva imparare a conoscere il suo Dio, un Dio ben diverso dagli dèi conosciuti in terra straniera. Mosè scrive quindi con il linguaggio e la cultura della sua epoca. Per questo credo profondamente che la Bibbia vada inserita, collocata nel suo contesto storico e culturale. Non so se vi siete mai chiesti se questi due alberi siano stati due alberi reali. La mia convinzione è che siano figure simboliche. La figura simbolica è quella figura che non ha valore in sé, ma per ciò che rappresenta. Che siano metafore. La metafora mostra una realtà in verità per mostrarne un'altra. Quindi figure simboliche, metafore che nascondono e rivelano meglio di qualunque altra spiegazione le grandi verità che racchiudono. E vorrei che faceste caso a una cosa. Quando consideriamo reale qualcosa che in realtà non lo è, noi ci soffermiamo superficialmente sulla cosa, sull'apparenza e non sulla sostanza, sul loro significato. E così facendo perdiamo l'insegnamento che ci viene trasmesso attraverso il simbolo o la metafora. Gesù parlava spesso in simboli e in parabole, e non certo per nascondere, ma per stimolare a una ricerca più approfondita del significato del messaggio. Se fossero stati veri questi alberi, sarebbe stato sufficiente che Dio non ponesse in Eden l'albero della conoscenza del bene e del male, quello sbagliato, quello del frutto proibito. Così non ci sarebbero stati problemi né per Adamo ed Eva né per noi tutti,
né per l'umanità intera. Ma così non è stato. Perché? Perché così non poteva essere. E ora proveremo a comprendere assieme perché non poteva essere così. E quale funzione educativa hanno avuto e hanno tuttora questi due alberi. Cominciamo a scoprire, a comprendere il significato dell'albero della vita. Innanzitutto questa pianta produceva un frutto che doveva essere mangiato da Adamo ed Eva periodicamente, perché questo frutto manteneva la vita che loro avevano ricevuto all'inizio. L'uomo non aveva ricevuto l'immortalità, ma viveva perché si nutriva di questo frutto. È un chiaro simbolo, una metafora di un insegnamento che il Signore, attraverso Mosè, ha voluto impartire a Israele e anche a noi. E allora qui non possiamo fare a meno di pensare a Israele dopo l'Esodo, quando vagando per il deserto mangiava la manna discesa dal cielo. Cielo uguale luogo di Dio. E quando beveva l'acqua che scaturiva non da un ruscello normale, ma scaturiva dalla roccia, roccia uguale Dio, Cristo. Non possiamo neppure fare a meno di ricordarci il meraviglioso capitolo 6 dell'Evangelo di Giovanni, in cui Giovanni riporta delle parole meravigliose di Gesù. In verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo. E a quel punto voi sapete che i discepoli dissero subito: Maestro, dacci questo pane. E la risposta di Gesù è incredibile. È incredibile soprattutto per quelli che non credono in Lui. Gesù dice: Io sono il pane disceso dal cielo. Anche in Eden Lui era la vita. E la metafora dell'albero della vita lo dimostra molto chiaramente. Ma dal racconto di Mosè emerge un'altra caratteristica di questo albero. Dove era stato piantato? In mezzo al giardino. E qui abbiamo due riflessioni da fare, no? La prima riguarda noi, Adamo ed Eva, diciamo, no? Ma anche noi. Non era sistemato in un punto qualsiasi, per cui per trovarlo bisognava fare qualcosa, bisognava impegnarsi, dimostrare di essere in gamba, di meditarlo. Mosè ha scritto che era proprio in mezzo al giardino. Quindi il suo frutto era visibilissimo, facilmente rintracciabile. E inoltre era gratuito. Per loro, come lo è per noi oggi. Quale insegnamento dunque emerge dal considerare questa immagine? Adamo ed Eva non avevano vita in se stessi
e per vivere avevano bisogno del frutto dell'albero della vita, ovvero della conoscenza di Dio, di una relazione personale con Lui, di piena fiducia nella sua grazia, nella sua bontà. Quindi questa pianta rappresenta non solo l'amore di Dio, ma rappresenta e ci insegna la nostra totale dipendenza da Dio. La vita è un dono gratuito di Dio, lo era prima del peccato e lo è adesso dopo il peccato. Nessuna creatura può vivere separata da Lui. Per Adamo ed Eva bastava cogliere il frutto e mangiarlo per vivere con fiducia. Perché questa immagine? Perché Dio mai, dico mai, è lontano da noi, da ciascuno di noi. Per questo Gesù disse: la vita eterna è conoscere il Signore. Se ricordate, nelle parabole del gran convito e delle nozze del figlio del re, emerge chiaramente questa verità, ovvero che basta accettare con fiducia e riconoscenza l'invito alla festa e l'abito della festa per essere salvi e vivere. Cogliere quel frutto significa accettare quell'invito, quell'abito. Nella parabola poi della vite e dei tralci Gesù è ancora più chiaro. Io sono la vite, voi siete i tralci, ma se non siete attaccati a me, non solo non portate frutto, ma non siete niente. Un secondo significato nella metafora dell'albero della vita, che è tutt'uno con quello che abbiamo già detto, è che Dio vuole stare in mezzo al suo popolo, non da una parte, in mezzo, visibile, al centro della nostra vita. Non dobbiamo cercarlo, perché sta lì. Lui non ci ha mai abbandonato. È qui insieme a noi da sempre. Se al suo bussare noi apriamo e se la sua compagnia ci piace, Lui resterà con noi e in noi fino alla fine, fino al suo ritorno. Così come canteremo fra poco nell'inno di chiusura del nostro sabato, prima di uscire. E come non ricordarci dell'accampamento di Israele nel deserto? Dov'era il santuario di Dio? In mezzo all'accampamento, in modo tale che ogni israelita, quando usciva dalla sua tenda, perché erano posizionate tutte verso il santuario, aveva il santuario davanti, dove Dio una volta l'anno si manifestava nella sua gloria. Decide Dio di stare con noi, decise di stare con Adamo ed Eva, decise di stare con gli israeliti nel deserto dentro un tendone. È sempre Lui che si rivela a noi, perché Lui ci ama e vuole donarci la vita. Mi sono chiesto perché
rifiutarla. Che cosa ci impedisce di accettare il suo invito e di camminare con lui come un tralcio è attaccato alla vite? Tutto questo, credo, e altro ancora significhi insegni l'albero della vita in mezzo all'Eden. E spero che questo vi abbia fatto del bene, vi abbia consolati. E ora cerchiamo di comprendere il significato dell'altro albero, quello un pochino più strano, quello della conoscenza del bene e del male. Nel testo che Gianni ci ha letto prima, non è scritto dove si trovava questo albero. E lì per lì, anche per me, quando ho preparato questa riflessione, è stata una sorpresa che mi ha stuzzicato. Uno dice, vabbè, l'albero della vita in mezzo al giardino, no, perché lì deve stare. Ma l'albero della conoscenza del bene e del male sicuramente l'avrà messo dietro qualche albero grosso, oppure sotto una scarpata, in modo da che non si potesse vedere. No, pensate così. Per aiutare Adamo ed Eva. E invece il testo di Genesi, ecco perché dico che Mosè era un uomo straordinario, d'altronde è stato portato in cielo, quindi al di là dei suoi limiti umani, voglio dire, è un uomo straordinario. Allora Mosè al capitolo 3, nel dialogo fra il serpente e Eva, riguardo a questo frutto dell'albero, dice una cosa interessante, no? Dice, la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non lo mangiare e non lo toccare, altrimenti morirete. Interessante. Anche questo albero era in mezzo al giardino, visibile. E sicuramente era posto vicino, perché se tutte e due erano al centro del giardino, adesso non stiamo lì a misurare col metro, ma insomma, erano tutte e due vicini. E non poteva che essere così. Perché? Perché ambedue insieme sono il simbolo, la metafora della libertà che godevano Adamo ed Eva. Il libero arbitrio è il dono di Dio all'uomo. E l'albero della vita rappresenta perfettamente Dio e il suo carattere. Se Adamo ed Eva in piena libertà avessero seguito i suoi insegnamenti, avrebbero accolto e mantenuto la vita ricevuta. Ma insieme a questa libertà ci doveva essere l'altra, necessariamente, ovvero la libertà di scegliere altro rispetto a Dio, altro rispetto a ciò che conoscevano, altro rispetto al presente visibile per loro.
libertà di poter provare a percorrere nuove strade, anche se queste non avrebbero contemplato la presenza di Dio. Libertà di conoscere una verità diversa, una realtà diversa, loro ignota. E dopo che hanno scelto, hanno definito bene la condizione perduta e male la nuova condizione. Per esperienza, quindi, e per scelta conobbero il male e poi riconobbero il bene, di cui prima non avevano coscienza. Sono convinto che l'albero della conoscenza del bene e del male rappresenti in modo perfetto tutto questo. Cari fratelli e sorelle e amici, non siamo stati puniti da Dio per avere scelto altro, né allora né oggi. Siamo puniti da Dio perché scegliamo altro. Ma è stata questa scelta che ha prodotto nell'uomo e nel mondo il male e le sue conseguenze. La scelta del frutto proibito, come ha scritto Mosè, è in realtà la scelta di provare a vivere senza Dio, ma con altro. Ma dal momento che solo Dio è il bene, solo Dio è amore, solo Dio è vita, se noi neghiamo questa nostra relazione con Lui, la rifiutiamo, non possiamo che trovare il dolore e la morte. E così l'umanità, fisicamente, moralmente, spiritualmente, si è sempre più indebolita. Il peccato ci ha reso orfani di Dio, ma anche ciechi. Al punto tale che quando questo Dio è venuto in vesti umane, in Gesù di Nazareth, non l'abbiamo riconosciuto e lo abbiamo soppresso. La croce ci comunica tutta questa grandezza dell'amore di Dio e ci rassicura che niente è perduto. Vi confesso una cosa che a volte mi rattrista, mi dispiace, mi rammarica, il fatto che a volte pensiamo che che nell'Eden questi due alberi siano stati reali e che un frutto mangiato che non dovevamo mangiare abbia scatenato dolore e morte in questa terra, invece di comprendere che cosa c'è di meraviglioso dietro questo insegnamento che Mosè ci offre, ispirato dal Signore. E questa è una verità meravigliosa per una migliore conoscenza e esperienza del nostro Dio. Almeno questa è stata la mia esperienza. Spesso, in realtà, nel nostro essere figli di Dio ci comportiamo come, non so se ricordate quei due comici sardi di cui uno dice all'altro: tu, adesso la pronuncia sarda, non so, Simona potrà aiutarmi, che uno dice all'altro: tu dimmi cosa devo fare e io faccio. No? E noi a volte siamo così, datemi dei comandamenti da osservare. Poi sappiamo che i comandamenti di Dio non sono comandamenti, sono parole, sono comunicazioni d'amore di Dio all'uomo, un cammino da percorrere. Ma noi chiediamo leggi, regole, compiti da fare,
ai quali possiamo ubbidire e sentirci per questo a posto e pensare di avere la vita. Ma cari fratelli e sorelle, amici, non funziona così. Non funzionava così nell'Eden e non funziona così oggi. Il Signore come albero della vita deve essere al centro dei nostri pensieri, delle nostre azioni, deve essere la priorità nella nostra vita, nella nostra esistenza. Lui è il pane disceso dal cielo, Lui è il frutto che dobbiamo alimentarci ogni giorno. Dobbiamo essere collegati a Lui, pena il nostro inaridimento e la nostra e il nostro morire dentro e a volte anche fuori. La cosa bella è che collegati a Lui, e mi avvio alla conclusione, svanirà la nostra pigrizia. Mentre il piacere di scoprire e conoscere il Signore sostituirà la nostra superficialità. Accettando il suo amore, accettando il suo dono meraviglioso che la vita rappresenta, avremo pace, saremo riconoscenti, racconteremo con gioia a chi incontreremo chi è il nostro Dio. La nostra fiducia in Lui diventerà profonda e non avremo bisogno di altro cibo, ma c'è sempre un ma, eh? È vero che nei nostri discorsi alla fine c'è sempre un ma l'albero della conoscenza del bene e del male è sempre qui, vicino a me. Da un lato c'è l'albero della conoscenza della vita e da quest'altra parte c'è l'albero della conoscenza del bene e del male. La tentazione, gli sguardi, i desideri. Ma c'è un segreto, no? Che se l'albero della vita invece di essere qui è in un altro posto, ovvero in noi, nel nostro cuore, perché lì il Signore vuole vivere, perché nel cuore c'è la radice di ogni nostro pensiero, di ogni nostro desiderio, di ogni nostra azione. E allora, se questo albero sarà in me, l'altro albero sarà inutilmente vicino a me. Concludo dicendovi che la mia preghiera è che tutto questo possa essere vero per me e per ciascuno di voi, perché da questa relazione col Signore dipende la nostra vita, la bellezza della nostra vita, il profumo della nostra vita. Che il Signore sia ringraziato e ci benedica sempre, e che possiamo camminare con Lui e in Lui. Amen.